Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il programma di cucina targato 264. Partiamo oggi con una nuovissima puntata, vi porteremo in giro del mondo grazie al nostro ospite di oggi, uno chef gira mondo, Andrea De Rossi, poi lo andremo a conoscere. Intanto però andiamo a rompere le scatole, vediamo chi c'è in regia oggi a farci compagnia. Buongiorno. Buongiorno. Daniele, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene, oggi ti porto in giro. Oh. Sei contento? Molto. Ce ne andiamo in giro per il mondo. Abbiamo questo chef, docente di cucina, quindi dobbiamo essere seri perché ci potrebbe pure sgridare, che tra l'altro ha girato tutto il mondo e poi ha raccolto un po' di ricette e oggi ce ne parlerà. Intanto però che entri pure la nostra bella torta, rullo di tamburi, musica maestro, perché dobbiamo andare a fare gli auguri di buon compleanno. Auguri ad Alessia che compie gli anni, tanti auguri Alessia, tanti auguri dalle tue colleghe Sabrina e Francesca, auguri anche da parte nostra, di tutta la redazione di A Casa in Forma Io Ci Provo. Io vi invito a festeggiare i vostri compleanni, a fare gli auguri, a entrare in contatto con noi attraverso i nostri social, pagina Facebook, pagina Instagram Accusano Italia TV, la nostra social media manager Leslie, che saluto e ringrazio, mando pure un bacio, è sempre lì col telefono giorno e notte, io ogni tanto pure nel weekend faccio una storia, a un certo punto lei l'ha ricondivisa, brava Leslie. Adesso però io direi che ci mettiamo ai fornelli e sono curioso, allora facciamo entrare il nostro ospite Andrea De Rossi. Andrea, cuoco, chef, professore, come ti dobbiamo chiamare? Benvenuto. Andrea, come grazie. Come stai, tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, allora io in genere sono sempre preoccupato dell'altezza degli ospiti, oggi ho detto ma è andata bene e poi invece mi ha tirato fuori sto cappellone, no, scherzi a parte. Allora, chef, cuoco. Giramondo, l'abbiamo detto un po' all'inizio. Tu adesso chiaramente ti sei fermato per via della pandemia. Eh sì. Però hai girato, quanti paesi hai girato? Considerando San Marino, Vaticano e Monaco, arriviamo già a 40 nazioni. Quindi, oltre 40 nazioni che hai girato. E poi in ogni paese, chiaramente tu da esperto di cucina quale sei? Ho rubato qualche cosa. Hai rubacchiato e tinto. Perché poi io penso che il mestiere del cuoco, dello chef, come lo vogliamo chiamare, della cucina, è un po' come tutti i mestieri, vale a dire si ruba con l'occhio. Decisamente sì. E la mia passione è questa, quindi. Bene, bene. Si va in giro a raccogliere di tutto. Dimmi un po', quando hai cominciato tu ad avvicinarti al mondo della cucina? Io fin da adolescente. Da subito proprio. Ho fatto l'istituto alberghiero di Rieti, dove poi sono tornato come dove docente. Oggi insegni, dove oggi insegni. Ce l'abbiamo il sito della scuola, perché io ne approfitto, così mandiamo un saluto a tutti i tuoi studenti. Decisamente sì, a tutti i tuoi colleghi. Ringraziamo anche la preside che oggi ti ha permesso di essere qui da noi, la dottoressa Onofri Alessandra. La dottoressa Onofri Alessandra, la salutiamo e chissà se è brava pure lei in cucina, l'aspettiamo. Quindi tu insegni qui con i tuoi studenti e bene, bene, bene. Perfetto. Allora, a proposito di giramondo, oggi che cosa prepariamo? Che ci hai portato? Allora, oggi prepariamo... Io vedo già degli ingredienti. Daniele, facciamo vedere qua, guardate, questa è un'opera d'arte. Allora, dei gamberoni. Questa che patata è? Ricordamelo. Questa qui è una patata dolce americana. È una patata dolce americana. Guardate qua invece che cosa abbiamo. Questa che cos'è? Una pannocchia di mais, questa la riconosco. Mais mais gigante peruviano aromatizzato con l'anice stellato. Ce la facciamo a farla vedere qua, ci arriva lì. Eccola, guarda Daniele, guardate che meraviglia, guardate. E l'accendo, perché questa piano piano deve andare. Sì, no, già deve aveva andare. Bollito, quindi... La rifacciamo ribollire, aspetta che la sposto di qua. Bene, bene, bene. Allora, descrivimi un po' questa ricetta, dimmi da quale paese viene. Allora, l'origine indicativamente è Perù. Scusami, la devo togliere o la devo lasciare? La devi... togliere. La tolgo, perfetto, allora c'hai ragione tu. Ok, siamo nel Perù. Siamo nel Perù, il ceviche del pesce marinato con succo di lime, aromatizzato con peperoncino, coriandolo fresco, mais guarda, facciamo così. Aromatizzato al lance. Guardate qua che immagini stupende. Mais di fritto, tutti. Ecco. E poi un tocco un po' così esotico con del platano fritto.
Ecco, questo è il platano, vedete? È una sorta di banana, giusto? Sì, una banana più grande, più dura, dal sapore meno dolce, ma altrettanto gustoso. Gustoso. E allora, grafica della ricetta, vediamo un po' di che cosa abbiamo bisogno. Tu adesso ce l'hai già anticipato, però almeno a casa facciamo vedere la grafica, così almeno prendono appunti. Eccoli qui. Allora, un chilo di gamberoni, poi dipende dalle quantità, dalle dosi. Esattamente. Giusto, eh? Questo poi è una versione, certo. Ci possono essere più versioni. Filetto di spigola, 10 lime, sale, pasta di peperoncino rocato, coriandolo fresco. Rocato si dice così? Rocoto, coriandolo fresco. E poi ancora cipolla rossa dolce, una pannocchia di mais come quelle di Pocahontas, una confezione di mais peruviano, un platano, l'anice stellato, qualche foglia di insalata riccia e una patata americana dolce, l'olio d'oliva per condimento, l'olio per frittura. Ci siamo! La prima cosa che facciamo, caro il mio Andrea, avendo già lessato questo mais, che ovviamente deve essere... E poi è profumatissimo. Sì. Perché è l'anice che prende, è l'anice, così, sì, che dà aroma. E è pronto, direi intanto di metterlo da parte, di toglierlo. Ok, lo togliamo e lo mettiamo da parte, perfetto, che non ci serve per adesso. Poi ce lo mettiamo qui. Ok, te lo vado a mettere lì dentro allora. Ah, okay, ci penso, grazie. Io, dai. Nel frattempo procediamo con il pesce, che è il cuore della ricetta. Noi utilizziamo una spigola o un'orata al limite. L'originale, il pesce, dovrebbe essere utilizzata l'ombrina o la corvina. Perché chiaramente si trova quella, no? In Perù. Noi siamo... Sì, noi ce l'abbiamo anche l'abbiamo pure noi. Però, come dire, il nostro mercato, abbiamo la spigola che è di freschissima, ottima qualità, e allora, del Mediterraneo, perché non utilizzarla? Perché non utilizzare la nostra? Con il nostro pesce del Mediterraneo. Voilà. Allora, procediamo. Che bei gamberi, tanto che vedo. Spettandola. Bene, bene, bene. Olè. Entrambe. Oltre 40 paesi visitati, sì. Ricette praticamente di tutto il mondo. Ecco, non so, se io ti dovessi chiedere la tua cucina, ecco, non so, forse è una cosa un po' difficile. La cucina è difficile perché si va a periodi, si va a umore, si va certo. A sentimento, quindi non c'è mai un momento uguale all'altro. Dice, che ne so, faccio questo tipo di cucina piuttosto la che, cucina, piuttosto sì, beh, quella sicuramente, quella del territorio laziale, abbiamo la cucina romana, la cucina del Lazio, che è una cucina eccezionale, quindi non che, si può che chiaramente non senti conto, la tua, poi vabbè, ma certo che sì, certo, l'olio extravergine d'oliva e tante buone cose, tanti buoni salumi, buon pane, buon vino, quindi questa è la cucina del cuore. Certo, da dove nasci poi chiaramente uno... Certo, però poi sì, la passione è del bello viaggio sperimentare, mi ha portato altrove, insomma. Allora, vediamo un po', fatta a pezzettini. Intanto, sì, così, facciamo a pezzettoni. Questa ce la facciamo pulire in pescheria. In pescheria si può fare sfilettare. Ok, già, gli dobbiamo dire che ce la devono sfilettare. Sì, sfilettata. Ok, poi vi dico perché. E mettiamo intanto... Allora, dimmi che ti posso prendere. Contenitore, quello trasparente. Una ciotola? Ah, eccolo qui, la ciotola questa qua bella grande. Vediamo un po'. Qua ci mettiamo il pesce. Ci mettiamo il pesce. Bene, Daniele in regia. Eccomi. Eccoti. Pesce a cubettoni. A te. E poi... Come sei messo tu con le ricette peruviane? Non le conosci? Ok, oggi impari. Anche se poi il ceviche, dicevo, un po' in tutto il centro Sud America è conosciuto, ognuno ha la sua versione. Tra l'altro, prima, dietro le quinte, al personale di backstage, abbiamo anche un peruviano che appunto ha confermato la tua ricetta, Marcos, che saluto e ringrazio. Ti accendo qualcosina qua? Decisamente acqua, sì, olio. L'acqua. Ti accendo l'acqua? Al massimo. Ok, perché poi lì ci dobbiamo bollire cosa? I gamberoni. Buoni. Perché il ceviche si fa con pesce crudo, quindi non cotto, ma nella versione con i gamberoni si scottano, quindi... Bene, scusate, sono curioso, in queste due ciotole mi ricordi che cosa abbiamo là davanti? Allora, lì davanti abbiamo due tipi di mais. Due tipi di mais. La cultura del centro Sud America. Questo qual è? Questo è più ricca. Esterno, che cos'è? Quello più esterno si fa fritto, adesso vedrete e poi come lo facciamo. E questo è sempre mais, però è
mia. Quello gigante che abbiamo precedentemente cotto. Che abbiamo, ok, ok. Ci vuole tempo, va certo. Prima lasciato un po' mollare con un po' di bicarbonato. Perché una bella ricetta rimane lunga, duro, insomma. Insomma. Questa ricetta la prepari spesso tu? Questa ricetta la preparo, sì, perché cioè, quando casa... mi prendo un giorno di ferie? No, si fa tranquillamente, la facciamo anche a scuola con i ragazzi, eh? Decisamente sì. È una ricetta che prevede tempi un po' più lunghi di questi, quindi noi il pesce va marinato almeno 4 ore, insomma. Certo. Noi facciamo una versione un po' più veloce, più espressa con pesce. Con i nostri tempi televisivi. Allora, intanto, per chi volesse seguire tutte le tue belle ricette, tutti i tuoi viaggi, o volesse magari chiedere qualche informazione, io vorrei ricordare anche la tua pagina Instagram, perché tu sei appunto, ecco di qui, presente con il tuo profilo, questa è la tua pagina dove condividi le tue ricette, i tuoi viaggi, quello che insomma fai. Magari se vi va, rifate questa ricetta, taggate Cusano Italia TV, ma soprattutto taggate Chef Globetrotter, giusto? Esattamente. Giramondo. Giramondo, così poi vi dirà se siete stati bravi. Infatti vedete, cucina e viaggi, questo è quello che troviamo nella sua descrizione, la sua passione, le sue due grandi passioni, cucina e viaggi. Sì, le due grandi passioni che si fondono, perché di fatto il viaggio ha senso se c'è la cucina, se si assaggia, perché certo. Di fatto in televisione si può vedere di tutto, no? Oramai i monumenti, i tour virtuali, che certamente non possono eguagliare assolutamente, però si possono fare. Il gusto di un piatto, il sapore, l'aroma, è qualcosa che non si può eguagliare. In realtà quando si vuole fare conoscenza, conversazione, dai paesi più vicini fino a quelli più lontani, spesso si fa proprio in cucina, si fa proprio a tavola, no? Mangiando, anche se non si parla la stessa lingua. Sì. È un modo, no, per conoscere, insomma, il famoso tè nel deserto e così via. Allora, l'acqua qui piano. No, manca ancora un minutino. Guardate, la sposto di qua che così almeno la controllo meglio. Guardate che bello questo mais, la pannocchia di... Io la chiamo la pannocchia di Pocahontas, perché mi ricorda quando ero piccolino il cartone di Pocahontas, che lei aveva questa pannocchia che pensava fosse addirittura oro. Ormai poi le pannocchie le mangiamo tranquillamente, spesso capita magari sul litorale laziale, ma anche su altri, sulla spiaggia ci sono questi carretti che vendono le pannocchie belle calde, e questo è un altro modo appunto, no, per consumarle, per fare un'altra ricetta. Stiamo pulendo i gamberi, questi sì. Come li lasciamo? Così grandi? Li lasciamo così grandi, sì. L'olio te lo devo accendere oppure no? L'olio, no, aspettiamo un attimo. Aspettiamo. Che bolle l'acqua. Ok, sì, ho messo pure il coperchio, così l'acqua arriva prima a temperatura. Esatto. Bene. Fra carne e pesce che cosa scegli? Che cosa preferisci? Beh, carne. Carne? Carne. Ti piace più la carne? Decisamente, sì. Sono abbastanza Giustamente. Ricetta peruviana nella prima parte, perché poi non è finita qui. Dopo la pubblicità prepariamo anche che cosa? Il patai thailandese. Mamma mia, andiamo pure in Thailandia. Thailandia. Voi adesso mi dite, un programma che vi porta mentre state a casa comodamente seduti sulle vostre poltrone, sulle vostre scrivanie, perché so che in tanti ci seguite, sai, sono smart working, in tanti, lo so, si dovrebbe fare, ma fate bene la vostra pausa, ci seguono dallo smart working, la cucina aiuta, e allora voi belli comodi noi vi portiamo in Thailandia, in Perù, oggi, prossima volta torni dove ci porti. E chi può dirlo? E chi può dirlo? Lo scopriremo. Allora, l'acqua piano piano si sta scaldando. Vediamo un po', no, manca ancora un pochino. Va bene questa quantità d'acqua? Sì. Ok, ne vuoi un po' di più? Per ora basta? Per ora basta. Per ora basta, per ora basta. Allora, al volo proprio, la grafica della ricetta che stiamo preparando oggi. Vediamo un po'. Dunque. Una ricetta appunto peruviana, un chilo di gamberoni, un chilo circa di filetti di spigula, mi raccomando, sceglieteli belli freschi. Poi 10 lime, quindi avremo anche un tocco bello agrumato e bello fresco. Sale, pasta di peperoncino, aspetta che la pronuncia la sapevo, rocoto. Rocoto. Rocoto, coriandolo fresco.
Poi ancora una cipolla rossa dolce, una pannocchia di mais, una confezione di mais peruviano, un platano, l'anice stellato, qualche foglia di insalata riccia, una patata americana dolce, l'olio d'oliva per il condimento e poi l'olio per la frittura. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono per la ricetta di oggi. Ok, allora procediamo intanto. Qui bolle, un po' di, taglia il prezzemolo, di, taglia il non prezzemolo. È il prezzemolo questo. Perdon, qui, è il coriandolo. Il coriandolo, che coriandolo, sembra assomiglia al prezzemolo. Sembra decisamente sì, prezzemolo, soltanto ha la foglia più arrotondata e ha un odore fortissimo. Sì, c'ha un odore per bello chi, forte, sì. Allora, sì, l'odore sì. Ricorda il sapone. Il sapone, è vero, è il vero. Il sapone, ma ha una verità scientifica. Cioè? Ci sono dei sentori comuni al... Sì. Sapone, sì. Per alcuni invece ancora peggio, devo dire. Che cosa ricorda? Che sembra la cimice, l'animaletto. Ah, ecco. Che, no, a me sembra sapone, sono sincero. Sì, tra il sapone e la cimice, dipende dall'olfatto. Diciamo che questo è essenziale per fare il ceviche. Senza di questo il ceviche non avrebbe fare. Lo stesso sapore. L'acqua bolle. L'acqua bolle, quindi possiamo mettere i gamberi. Vado con i gamberi. Oh, voilà. Mettiamo. Così. Ok, e questi li facciamo adesso scottare. Scottare per bene. Benissimo. Nel frattempo ci mettiamo anche un pochettino di peperoncino. Che non guasta fresco. Mai. Peperoncino facciamo fresco, guardate, fresco. Lo stiamo tagliando. Facciamolo vedere. Eccolo qui. Guardate, ecco, guardate che peperoncino fresco. Non, senza esagerare. Meraviglioso. E ci mettiamo anche un po' di pasta di peperoncino rosso. Questa pasta di peperoncino rosso che ci hai portato tu, dove l'hai scovata? Dove l'hai trovata? Questa qui io l'ho trovata al mercato Esquilino qui a Roma di Piazza Vittorio. Perché dove Piazza Vittorio è pieno trovo... di questi prodotti, di tutto per questo punto. È il mercato multietnico. Certo. Bellissimo. Dove si trova di tutto e di più proprio. Si trova di tutto e di più da tutto il mondo, prodotti latinoamericani, prodotti asiatici, quindi c'è di tutto. Quello l'essenziale per fare delle ricette, ricette da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Senza... Questa è una patata dolce rossa che già abbiamo cotta per... Come l'abbiamo motivi. Cotta? Questa semplicemente lessata. Andiamo. Ok. Quindi la pezzo. Prendo così con tutta la buccia, la metto nell'acqua intanto e la faccio... La prepariamo per la dopo. Lessare. Ok. Bettoni, questo qui la possiamo anche guardate togliere. Che bella, perfetto, bene per dopo questa la mettiamo da una parte. Ok, allora qua i gamberi piano piano vanno qui belli, si sente già un profumo di mare stupendo. Che profumo. Ma invece la tua ricetta poi, preferita qual è? La mia ricetta preferita? Beh, sì, diciamo sì, che sì. La ricetta più semplice che è una bella fiorentina. La fiorentina. La fiorentina. La carne, come dicevamo prima, è uno certo, uno dei punti deboli, diciamo punti deboli, così. Quindi. Quindi la carne è bella, la fiorentina. Carne, sì, decisamente sì. Bene, bene. Allora, faccio partire anche qua. Qui i gamberi, guardate che buoni, mamma mia. Vedo che tagli la cipolla. Sì, la cipolla rossa, è dolce. Andrebbe benissimo quella di Tropea, sì. Una ricetta così lontana eppure ritroviamo, le facciamo così a fettine sottili. La sottili. Cipolla rossa di Tropea, io mi ricordo la prima volta perché deve essere dolce per, che la vidi, mi ricordo queste belle cipolle appunto rosse, belle belle grandi che ti restano impresse. Bella, sottile. Allora, dovete sapere, adesso non si è visto dalle inquadrature, però la tagliate senza vedere, cioè proprio così, ormai. Ce lo quanti per anni dopo. Sono che fai questo mestiere? Sono oramai più di 20 anni, 25 anni addirittura. Con ho iniziato poi giovanissimo, per cui è normale. Allora, i gamberi piano piano vanno. Ma invece, ti è mai capitato qualche disastro in cucina? Beh, capitano quotidianamente. Capitano. Poi si nascondono, qualcosa si nasconde, qualcosa... E allora, torna! L'importante è arrivare al risultato finale. Al risultato finale. Allora, guarda, resta con noi. Vai, intanto che fai le pulizie ti faccio vedere, perché torna, grande richiesta, la nostra rubrica Cucinare Male.
Ebbene, questo disastro, questa volta si firma Francesca, doveva essere un soffritto, insomma, chiaramente qualcosa non è andato bene, ma il risultato è questo. E allora, professore, che voto diamo a questa ricetta? Rimandata a settembre. Decisamente. Rimandata a settembre. Allora, torniamo alla nostra ricetta. Intanto che io chiacchieravo, abbiamo scolato i gamberi perché io chiacchiero. Altrimenti troppo. Si cuocevano troppo. Vanno appena troppo. Scottati, non li vanno troppo cotti. E ci stiamo mettendo il succo di lime. Senti come bene. Profuma. Ok. L'olio qui intanto è caldo. Caldo, benissimo. Così procediamo. Ovviamente questa marinatura andrebbe, sì, ripeto, con tempi più lunghi, con però tempi, ci possiamo accontentare con anche. Con tempi più lunghi, certo, ci accontentiamo. Una e bella cosa spruzzata. Posso fare io intanto? Il lime, mi può passare il sale cortesemente. Pizzico di sale. Pizzico di sale, mettiamo, e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. E no. Mettiamo un pizzico di olio. Ah, l'olio ovviamente non è della cultura sudamericana, no, però certo. Ci sta bene, ci quindi sta bene, un tocco di olio nostro, voilà. Extravergine, direi che ci può andare. Più che bene. Con il cucchiaio andiamo ad amalgamare il tutto. Amalgamato al tutto. Uh-huh. Guarda, questo e lo lasciamo a questo punto marinare. Andrebbe marinato magari in frigorifero, però ci accontentiamo un altro po' di succo di lime, abbondante succo di dobbiamo lime, dobbiamo mettere tanto lime, sì, vedo, lime da addirittura 10 lime diceva la ricetta, per cui insomma sentite già, io sento già un sapore. Beh, tra l'altro il profumo di profumo del lime bello fresco d'estate, proprio mi viene in mente l'estate. Beh, questo poi fresca. Questo succo non si butta nulla, no. Addirittura beh, nelle mattinate post discoteca il famoso Lecce di Tigre che ecco. Fa riprendere dai postumi delle notti delle brave. Grandi serate. Daniele, sì. Tu le fai le belle serate? Le serate brave? No, ma non è vabbè, come no? Questo allora, qui togliamo, facciamo un po' di spazio e procediamo a iniziare a comporre. A friggere, esatto, il mais, questo mais peruviano. Ok, che vai. Ci abbiamo. Mais peruviano. Un po' di carta, si può mettere? Come grazie. No? Subito, chef. Te la metto allora, qui così almeno poi dopo l'olio. Lo scoliamo. Troppo caldo. Alziamo un pochino. Alzare un po', sì. Ok. Aspettiamo un attimo, nel frattempo. Sì. Ci iniziamo a pulire a tagliare. Il platano. Oh, vediamo un po' questo platano. Vediamo platano un po' che di fatto sembra una banana, ma non lo è. Perché è molto più duro, poi dipende dalla maturazione. Ci sono due principali tipi di platano, quello più duro come questo, che sembra più una patata, okay. Mentre l'altro è più scuro ed è più morbido. E si fanno due tipi di preparazioni, sì, principali. Questa che sto facendo è il tostones, che è soprattutto nell'America centrale. Serve per, non sono delle chips, per accompagnare. Ah certo, delle chips che adesso vanno tanto, no? Si fanno così. Di carote, di platano. E sembra, ecco, sembra molto quasi e un po' legnoso. Mentre l'altro questo. Più morbido. Ma questo adesso che lo stai tagliando sento un profumo pazzesco, eh? Si sente, sì. La questo che faccio? Faccio qualcosa quest'altro qui? Quest'altro bisogna lo aspettare tolgo? Che si colora un po'. Che diventi si bello. Si può alzare ancora un po' l'olio? Sì, al massimo. Perfetto. Oh, voilà. Allora. E le facciamo, stanno scoppiettando un pochino. Scoppiettano un po', abbiamo un coperchio. No. Subito. Magari evitiamo di... Lo mettiamo, non è esatto. Questo. Sì, è su, ok, voilà. Allora. Questi piano piano devono diventare belle croccanti. Belle croccanti. Sì. Questi in tutti i ristoranti peruviani ci sono come aperitivo. Cioè si arriva al ristorante, mm-hmm, la prima cosa che ti mettono... Ti servono queste. Ti servono questo, ho capito, mais, ho con magari un po' di disco. Che sarebbe? È questo cocktail pisco sour che utilizzano moltissimo. Va bene. Allora, questo qui direi che... Basso il fuoco? Ci siamo. Non serve abbassare il fuoco, magari la spostiamo. Ah, va bene, perfetto. Andiamo. E voilà. È un po' da noi si fanno le popcorn. Le deve fare no? Le popcorn, infatti le un pochino lo ricordano. C'è lo stesso... Va bene, va bene. Lasciamo ancora un po'. Ok. Ci prepariamo questo.
quello che è già tagliato. Adesso che dobbiamo fare? Quindi servono queste qui chiaramente fritte. Allora adesso mettiamo anche una cosa che metto in più nel ceviche. Ovviamente andrebbe messa a fine della lunga marinatura, però un goccettino di latte, perché rende il ceviche un pochettino più dolce. Cioè l'agro del lime alcune volte un po' disturba, quindi un goccettino di latte ci sta bene. Questo Lecce di Tigre aggiunto con un po' di latte. E voilà. Eccolo qui. Bene, io penso che qua ci siamo, sai? Su questi qui. Se ci siamo, togliamo subito. Sì, te li tolgo. Te li metto qui, vado io? Dai. Perfetto. Così intanto ci portiamo un pochino avanti. E voilà. Qui, perfetto. Andiamo a scolare e li mettiamo sulla carta assorbente. Esattamente. Un po' di sale così caldi, mettiamo. Subito. Ok. Serve l'olio. Serve ancora? Sì, 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 per il platano. Giusto, un pizzico di sale. Togliere completamente l'altro mais. Vai. Ecco, e adesso il platano. Platano. Stesso discorso, questo qui adesso deve friggere, vero? Deve friggere, doppia frittura. Bene. Doppia frittura addirittura? Doppia frittura, vale sì. A dire? Vale a dire. Lo facciamo colorare. Ci prepariamo. Un pezzo di carta da forno. Ok. Questa è la tecnica così un pochettino più... veloce, più pratica. Nostrana arrangiata. Ok. Di solito ci sarebbero delle vere e proprie tavolette che fanno leva, si mette al centro il platano e si schiaccia. Noi invece facciamo sul foglio di carta da forno, sì, con una pentola, una padella che troviamo, sì, un peso, qualunque cosa possa andare bene. Va bene quella? Okay. Questa padella può andare benissimo per schiacciare. Nel frattempo giriamo sempre un po'. Va bene. Questo ceviche. E lo facciamo schiacciare. Qui giriamo. Ok, dai, queste te lo alzo e te le tengo d'occhio io. Perfetto. Intanto ci tagliamo la pannocchia. La pannocchia, sì. Eccola qua, che l'avevo messa da parte da prima. Come la tagliamo? Vediamo un po'. La pannocchia ci serve soltanto una fetta, perché già direi che il mais è abbondantissimo. Questa è molto molto dura. Ce la faremo con questo coltello, sì. Ecco. E ce la mettiamo da una parte. Ok. Anche l'occhio, diciamo, che vuole la sua parte, parte quindi. Assolutamente, in cucina ancora di più. Bene. Questi qui. Mamma mia, questa ricetta non la conoscevo per niente, devo dire. Sono molto, molto, molto curioso di vedere il risultato finale. Le versioni del ceviche possono essere delle più disparate. Delle più disparate. Quindi nella carta forno che dobbiamo mettere? La utilizzeremo per schiacciare, per fare delle chips, praticamente con la cottura si ammorbidisce. Ok, allora facciamo così, intanto che le nostre chips arrivano a temperatura e a cottura, io direi che ne approfittiamo, ce ne andiamo qualche minutino in pubblicità, dopodiché torniamo con il nostro ospite di oggi e concludiamo questa ricetta, va bene? Qualche minuto di pubblicità e poi siamo subito da voi, a tra poco! Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minuto fa in compagnia del nostro ospite di oggi, lo chef Giramondo, Andrea Di Rossi, con cui stiamo oggi adesso in Perù, dopo andiamo pure in Thailandia. Allora, abbiamo qua fritto il mais, abbiamo fritto il totano, lo stai schiacciando adesso, guardate, con la carta forno, vedete come avevamo detto? Per bene, ecco qua, tutto bello. Adesso lo rifriggiamo nuovamente, lo rifriggiamo nuovamente. Attenzione, eccoci qua. Se hai bisogno di questa, no? Ok, a posto, lui è bravissimo, esperto. Sì. Voilà, e queste vanno rifritte nuovamente. Queste vanno rifritte nuovamente. Che si bello, alziamo il fuoco. Olè. Togliamo. A questo punto abbiamo un po' tutti gli elementi pronti praticamente. Pronti. E quindi possiamo procedere. Possiamo procedere. Che cosa si fa adesso? Dimmi un po'. Prendiamo un bel piatto fondo, perché deve raccogliere un po' tutto il succo, tutto il sapore che sta nel ceviche, nel pesce. E mettiamo un pezzo di patata. Eccola, guardate. Al centro. La patata. Poi ci mettiamo. Iniziamo a comporre il piatto. Eccolo il pesce. Con tutto bello marinato. Tutto già marinato, esattamente. C'è un mestolo,
Vai. Con il mestolo. Vai con il mestolo. Prendiamo un po' di più. Allora, quindi la patata è al centro, quella bella dolce. Tutto il pesce, guardate che bello rosa che è venuto, pazzesco. Stupendo. Meraviglioso. Daniele, oggi assaggi, eh? Certo. Oggi ti dice bene. Sgraito. E poi iniziamo a comporlo con un po' di cipolla. Un po' di cipolla. Bella profumata dolce. Mm-hmm. Bene. Poi ci mettiamo l'insalata, un po' di insalata sotto. Che fa un po' di verde, un po' di, guardate che elegante. Oops. Ecco, un'occasione magari che ti viene in mente per preparare questo piatto, non so, un'occasione speciale, quando potrebbe essere indicato? Ma questo sicuramente una serata tra amici. Una serata tra ci amici, sta, perché c'è la cipolla. Perché c'è la cipolla, non è una serata galante. Con la dolce ecco. Metà, va bene, dai, con gli amici, poi ognuno a casa sua. Ecco, allora, scherzi a parte, qui... bene, ok, mettiamo ancora. Meraviglioso, guarda quanti colori questi piatti. Sì, beh, sono sempre mamma i piatti mia, Daniele, della, vedere, della Latinoamerica, ecco. Sono sempre molto belli colorati. Colorati. Ci mettiamo anche l'anice stellato, che l'anice c'ha stellato. Il suo per... Che dici, qua ci c'ha siamo? Il profumo. Questa fritturina. Questa fritturina, ancora, ancora 30 un pochino, secondi. 30 secondi. Bene. Poi ci mettiamo una fetta di lime. Ancora lime. A ricordare. Certo. Principale. Un po' di sempre sia colore sia ecco di verde, stupendo. Sì, un'altra fettina ancora. Ma sì. Io sono curioso di sapere il sapore, perché poi insomma stiamo vedendo tanti ingredienti, qualcuno lo conosciamo, qualcuno no, ecco, sicuramente conosciamo il sapore dell'insalata, conosciamo il sapore del mais, della cipolla, però ecco, dei gamberetti, però abbinati in questo modo, con questi colori, con questi sapori, con questi aromi, l'anice stellato, insomma, il coriandolo che io avevo scambiato per prezzemolo. Il coriandolo che avevo scambiato per prezzemolo perché si somigliano, ma poi basta sentire l'odore ed è totalmente diverso. Diverso, decisamente diverso. A me è ricordato, devo poi... dire, il sapone, è ricordato. Sì, sa molto di Vai. Sapone. Questo mais che è croccante. Così abbiamo pure l'effetto crunch. Poi si sente, no? Meraviglia. E certo. E poi questi tostones per dare appunto un tocco. La pronuncia più... esatta di questo piatto qual è? Ceviche. Ceviche. Sì. Poi ripeto, si possono fare più versioni. Ad esempio, non l'ho presentata oggi, però faccio spesso una versione un po' personale con la caperigna alla fragola. Ah, quindi ecco, aggiungo, da abbinare. Oppure al mojito, quindi aggiungo certo. Rum e menta alla ricetta. Però oggi l'ho lasciata un po' più originale, diciamo, senza dare troppo. Senza dare troppo nell'occhio. Modifiche. Allora mettiamo vai, qui. Procediamo pure. Mettiamo due. Ma che meraviglia! Tonus. E questo è pronto così? E questo qui è pronto. Guardate così. Che meraviglia questo ceviche peruviano, super colorato, super profumato, che ha preparato per noi Andrea De Rossi. Grazie, 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 grazie per questo primo grazie. Piatto. Non è finita qui, perché adesso dal Perù ce ne andiamo in Thailandia, abbiamo detto, giusto? Thailandia. Bene, allora, prima di passare da un continente all'altro, ci andiamo a vedere invece chi ci ha mandato oggi il disegno del giorno. Guardate questo bellissimo disegno, guardate che meraviglia, queste sono tutte persone belle che giocano libere all'aperto, ognuno con il suo colore, ce lo manda Ludovica, guardate che meraviglia questa ragazzina di 3 anni e c'è lo zampino della maestra chiaramente che mi ha mandato questo bel disegno. Bene, 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 continuate a mandarci i vostri disegni, le vostre opere d'arte, a scriverci per gli auguri, feste di compleanno, se volete venire a cucinare con noi, tutto quello che volete, scriveteci che ci fa piacere. Allora, la prima ricetta è andata, adesso passiamo alla seconda ricetta. Dal Perù ce ne andiamo in Thailandia. Thailandia, Bangkok. Tra l'altro è uno dei tuoi ultimi paesi che hai visitato? Sì, uno degli ultimi grandi viaggi. Uno degli ultimi. Prima della pandemia che ci ha costretto a casa, purtroppo, sì. Prima bellissimo ricordo.
E allora, vediamo un po' qual è la seconda ricetta grafica al volo della seconda ricetta di oggi che abbiamo detto vi portiamo in Thailandia. Pad Thai, si dice così? Sì, Pad Thai. Ok, pasta thailandese, 200 g di fettuccine di riso, 200 g di quote di gamberi, 100 g di germogli di soia, una carota, aglio, scalogno e poi ancora due uova, 150 g di arachidi tostate, erba cipollina, 3 lime, qualche costa di bietola, salsa tamarindo e poi ancora abbiamo salsa di soia, coriandolo fresco, vedete che torno, peperoncino fresco, aceto di mele, olio di arachidi. E poi ci servirà anche un olio d'oliva, diciamo così, come condimento. Le fettuccine sono queste qui. Lo sapete che non hanno bisogno di cottura? Io l'ho scoperta adesso. Le abbiamo messe con una ciotola con l'acqua. Sì, si fanno... Buone. Ammorbidire in acqua. E poi sono pronte. Poi vanno cotte direttamente in padella. O meglio nel wok. Noi non abbiamo il wok, qui Manuel abbiamo una bella padella. Abbiamo comunque una bella padella. Abbiamo una padella, ultimo prezzo. No, scherzando. Il wok invece è quella padella che è un pochino più a braccia, più alta, che trattiene il calore, giusto? Sì, perché in Asia i fornelli sono molto più grandi, c'è il fuoco sparato e prende tutta la superficie del wok. Quindi la cottura al salto viene decisamente diversa. Anche se lo street food thailandese utilizzano tutto sommato delle grandi piastre per pad thai larghe, quindi tutto sommato la padella ci può stare. La padella ci può importante è sparare il fuoco bello alto. Al massimo della velocità. E allora? Io direi di procedere. Che facciamo? Dimmi un po'. Allora, innanzitutto prendiamo, ci prepariamo tutta un po' la linea di verdure. Le verdure ovviamente possono essere delle più disparate. Vuoi la tavoletta o fai là sopra? No, facciamo direttamente qui sopra. Ottimo. Prendiamo sicuramente l'erba cipollina. Mamma mia, l'erba cipollina quanto è profumata. Profumo, assolutamente. Il tutto senza guardare mai, vedete? Non si guarda. Allora, mettiamo. Abbiamo già dei pezzettini di bietolina, di verdure miste si possono mettere, abbiamo lo scalogno, lo schiacciamo un po', togliamo la parte esterna. Lo scalogno che ho scoperto è un mix, diciamo, fra l'aglio e la cipolla? Non è proprio così, però diciamo ha delle caratteristiche un po' simili a entrambe, esattamente. È dolce, quindi... gradevole. Dove sta quel disgrado di Daniele in regia? Daniele, che stai a fare? Eccoti. Allora, dal Perù, guardate qua. Senza guardare mai. Senza guardare. Non lo rifate a casa. Bisogna mettere il bollino arancione ogni tanto a sto programma, secondo me. Dal Perù siamo andati in Thailandia. Tu al ristorante thailandese sei mai stato? No. No, Comunque la Thailandia è molto bella. Io mi ricordo quando ero piccolino una cara amica di mia madre, Patrizia, che saluto, con Carlo, il marito, erano andati a fare questa bella vacanza in Thailandia. Allora mi ricordo che mi avevano riportato delle tovagliette da prima colazione thailandesi che erano fatte con tutti i bastoncini, cioè questa tovaglietta con il sottobicchiere thailandese. Io ero un fanatico a scuola, poi per fare quando era l'ora della merenda, capito, un'apparecchiatura che potevi fare. E quindi ho questo ricordo, insomma, di queste bellissime foto di questo viaggio in Thailandia e tutti questi racconti. Poi lei mi diceva che c'è parecchia disparità, no, fra ricchi e poveri. Sì, c'è disparità. Il della vita molto basso. Basso, però un paese stupendo, meraviglioso. Stupendo, colori, allora, profumi. Ti dico questa. Street food. Ti faccio fare una risata. Vi faccio fare questa risata. Allora, Patrizia mi raccontava che lei stava in questo hotel bellissimo a 5 stelle, con le palme, le piscine, le cascate, le colazioni, le ananas, le ostriche e tutto. Poi dopo, praticamente a 200 metri, c'era purtroppo la povertà più assoluta. Insomma, vabbè, queste sono le disparità. Accendiamo il fuoco. Io mi perdo in chiacchiere. Allora. Mi racconti. Te la metto alta? Sì, al massimo. Intanto i gamberi che abbiamo precedentemente lessato li tagliamo così a metà. I gamberi li abbiamo sbollentati, eccoli qui. Lì abbiamo fatto il trito di erbe, di aromi, di sapori, di odori e di profumi. Ovviamente questa è una versione del pad thai, perché ci sono diverse versioni, si può fare con il pollo, si può fare con il tofu, quindi versione vegetariana. Diciamo quella con i gamberi è quella che normalmente più gettonata. Possiamo dire. Si può fare anche misto, anche con gamberi e tofu volendo, quindi non c'è una regola precisa. Oggi, ovviamente noi cerchiamo di imitare, non sempre si trova tutto uguale al
però al Roma, paese d'origine. Roma, diciamo, olio che aiuta di molto. Arachidi, vero? Olio di arachidi, non di oliva, perché ovviamente certo. Siamo in Asia. Siamo in Asia. Allora, iniziamo a mettere. Vediamo un po' di verdurine. Tu, Andrea, sei originario di? Originario di Toffia. Toffia. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti i toffiesi che ci stanno seguendo. Ci stanno seguendo. Ci vogliamo bene, Toffia è un paese della Sabina. Stupendo. Stupendo, ricco di storia, tanti borgo prodotti, medievale. Tanti tanta prodotti. Storia, l'olio, tanta cultura, olio. Sì. L'olio lo nomino sempre perché l'olio sabino è un fiore all'occhiello che abbiamo per la nostra Italia. E poi un po' di germogli di soia. Esatto. Mm-hmm. Abbondanti. Questi, li potete trovare anche direttamente al banco del supermercato del fresco. Sì. Nei supermercati più forniti li trovate. Che profumino. Bene. E li facciamo saltare per li bene. Facciamo. E poi tra l'altro questo saltare. È un alimento ricco di proteine, ho scoperto. Beh sì, è un concentrato di vita, no? Dal seme della soia. I germogli. Il germoglio è piena vita. Ah, poi sono rimasto davvero affascinato da queste fettuccine di riso che veramente basta anche poco dell'acqua. Gamberi. I gamberi. Ma sì, mettiamo tutti crepi i gamberi. Crepi l'avarizia. Quello che non strozza in grassa. Il coriandolo che torna. Il coriandolo già l'abbiamo messo. Ah, questo che è? Mo, non me frega. L'abbiamo già messo, l'erba cipollina l'abbiamo messa. A questo punto ci dobbiamo preparare. Dobbiamo rompere le uova. Esattamente. Uova fresche. Una specie di frittatina. Ci sono delle forchette disponibili? Assolutamente sì. Ok. Una forchetta. E sbattiamo le uova. Sbattiamo le uova. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Eccoci qua. Che okay. Profumo, che un bontà. Un pizzico di sale. Un pizzico di sale. Vai. E sbattiamo le uova. Ok. Facendo attenzione a non far bruciare, ma sempre a fuoco sparato, bello, bello alto, fuoco alto, bello vivo. Fuoco vivo. A questo punto mettiamo il condimento, e qui insomma viene un po' la difficoltà qui da noi perché non troviamo sempre tutte le salse disponibili. Spesso si trovano delle salse già pronte nei supermercati, anche se non sono pienamente saporite, il top di gamma. Io spesso ne faccio una versione mia con aceto di mele, salsa di soia e tamarindo. Okay. Per il tamarindo utilizzo una salsa, una bevanda dolce che di fatto è un drink, un soft drink. Io lo utilizzo comunque per questo questa miscela che aiuta tamarindo, salsa di soia e aceto di mele. Aceto lo mettete di mele. All'interno, vedete, di un biberon, come lo chiamo io. Si può utilizzare anche dell'acqua di cozze. Acqua di cozze. Con la salsa di soia. Perché diciamo il la salsa ricorda di soia. Un po' l'acqua delle ostriche che viene usata spesso in Asia insieme alla come no, come salsa no, l'acqua di soia. Cozze. Guardate qua. Wow. Una volta. Che bello. Che procediamo nella cottura. Facciamo un po' di spazio, aggiungiamo un altro goccettino di olio. L'olio, vedete, di semi sempre va tenuto da parte perché poi ci serve. E la frittatina, eccola. E l'uovo. L'uovo sbattuto, lo aggiungiamo. Lo aggiungiamo qui. Col coriandolo, volendo. Il coriandolo già c'è, poi ce lo rimettiamo. Ce lo rimettiamo. Dopo. Nel frattempo ci prepariamo un trito di arachidi. Tostati. Le arachidi tostati. Buone. Che danno un profumo e una croccantezza anche al piatto, immagino. Buoni, buoni. Guardate là, che bella ricetta oggi. Oggi vi abbiamo portato in giro per il mondo, la cucina dei viaggi. Ok. La rompiamo. Ah, la rompiamo adesso? La rompiamo. La rotta. Ok. Prossima volta facciamo una ricetta sabina. No, prossima volta vediamo dove torniamo. Ci porti, in un altro paese ancora. Abbiamo tanto da girare, abbiamo appena cominciato. Tenetevi forti. Beh, carina pure una rubrica, ogni tanto ci viene a trovare e facciamo la cucina nel mondo. Ci mettiamo un po' di arachidi. Sì. Daniele, dove vuoi andare la prossima volta? E poi
ovunque tu voglia. Ci mettiamo un po' di carota grattugiata sottile. Stava per venire una battutaccia. Per dare. Non risponde Daniele alle provocazioni. Dai, scegli un paese. Scegli un paese che Andrea adesso ti dice subito una ricetta. Dai, di un paese. Un filetto di carota. Cino. Dare un po' di. Cina, come la va? Cina. Cina, che facciamo? Possiamo fare l'isola cantonese, più classico dei classici. Che c'è sempre qualche dubbio su come farlo, per cui potrebbe essere una buona soluzione, perché ci sono tanti dubbi sul risotto alla cantonese. Tante ricette, ma bisogna fare chiarezza. In Cina i ravioli. Mamma mia, che profumo! Buoni di ravioli. Al vapore. Al vapore, ma anche l'estate. Io pensavo griglia. Di trovarli nella maggior parte dei casi al vapore. Invece... Devo dire che a Pechino ho mangiato nella maggior parte dei ristoranti. Mamma mia, che profumo, signori! Ravioli. Mi dispiace che non lo potete sentire. E qui allora, mettiamo queste fettuccine di riso. Di quindi riso. Sono fettuccine che non hanno. Queste qui, praticamente, sono dentro una confezione, tutte secche. Dopodiché voi le togliete dalla confezione, le mettete in una ciotola, in una bulla, devo dire bulla, sì. In una bulla con l'acqua, e poi queste qui si ammorbidiscono e non hanno bisogno di cottura. Una volta che si sono ammorbidite sono pronte e le mettete direttamente. Ci rimettiamo un goccio di condimento. Mamma mia. Ci rimettiamo un goccettino di salsa di soia. E che dire? E procediamo con qualche altro germoglio di soia, germoglio di soia, ancora. Poi ce li rimettiamo anche dopo. E sì. Una cosa importante, già una bella spruzzata di lime. Di succo ancora? Di lime. Anche qui giustamente avevamo il lime che regala quella freschezza, immagino. Sì. Bene, bene. A questo punto va saltato. A questo punto io accendo un pochino la cappa, ma poco poco. Mentre facciamo, guardate che bel vapore, che bella che esce fuori. Allora, qui la cipolla non c'è, vero? No, qui abbiamo messo lo scalogno e l'aglio. Possiamo già farle per una dolce metà, volendo, sto piatto, che dici? Beh, comunque l'aglio si sente un po' l'aroma forte del... Signori, la prossima volta facciamo le ricette a prova di bacio. Ok, diciamo che... Mettiamo un po' di peperoncino. Peperoncino freschissimo. Fresco, freschissimo. Dipende anche qui dal gusto. Si sente, ne la cosa mettere. Straordinaria è che mettiamo si sente un po' di, un il po' piccante di già dall'odore. È quello, Che profumo. Possiamo fare al salto. Wow. Ops. Non è. Che meraviglia. Ok. Direi che... Cioè, mio padre quando segue le mie puntate mi dice che lui resta... ammaliato proprio, ipnotizzato. Sazzo di soia. Dalla ventola che aspira il fumo. E un po' di questa bevanda, la bevanda di tamarindo. Vai, tamarindo. Mettiamo. Il tamarindo che tra l'altro fa benissimo, ho scoperto. Beh, un sapore... profumo. Con retrogusto amarognolo, ma dolce. Ok, direi che possiamo togliere dal fuoco. Ma che meraviglia. Le spegniamo. Ci prepariamo un altro po' di arachidi. Ancora di arachidi. Arachidi. Così diamo in abbondanza. L'effetto crunch. Non c'è un limite. Questo è un primo piatto. Sì, un primo piatto, anche se la concezione del primo piatto non è tutta italiana, esiste, è un piatto unico di fatto. Sì, siamo più noi che facciamo l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno. No, proprio sì, come concezione di menù. Noi abbiamo una concezione ovviamente tutta italiana. Tutta nostra. Tutta nostra, beh, devo dire, insomma, giriamo il mondo, ma non dimentichiamo mai la cucina italiana, assolutamente. No, ma poi sai qual è, Andrea? A me piace molto della cucina italiana, è che tanti ingredienti degli altri paesi, stranieri entrano tranquillamente nella nostra cucina, li facciamo nostri senza nessun tipo di problema, vero? La cucina è mescolanza di ingredienti ma di cultura. È vero. Se non ci fosse lo scambio di culture. Capite perché io dico che dovremmo mettere un corso di cucina alle scuole elementari? Per questo motivo. Perché con la cucina si incontrano i popoli, si incontra la storia, si incontra la tradizione, sì. Ci sarebbero si forse incontra la cultura, la religione. Meno guerre, purtroppo. Pure meno guerre con la cucina. Dai, chiusa parentesi. Detto questo, guardate qua che bel piatto che è venuto fuori. Daniele, inquadra, fai vedere, diamo lustro. Una bella manciata di granella.
Mamma mia, per l'effetto grande. Mettiamo ancora peperoncino. Peperoncino. Ovviamente la versione piccante non è sempre ben accetta, però spesso il sapore del orientale normalmente è sì piccante, ma è il contrasto tra agro e dolce. Questo è il segreto. È rappresentativo, insomma, c'è l'agro e c'è il sapore. A breve rivediamo le dolce. Grafiche di questa seconda ricetta, poi prima di salutarti vediamo anche la tua pagina Instagram, ma intanto ci godiamo spesso, perché poi il lime che si mette sopra va spremuto all'ultimo momento, cioè chi mangia il pad thai va a spremere quindi io il piatto, se io ordino questo piatto in Thailandia, mi arriva così, con la prima cosa il che devo fare lime sopra, è spremere si il lime sopra il ancora una fogliettina di coriandolo, coriandolo. Questo, guardate che meraviglia, la pasta e qualche germoglio ancora di soia croccante e qualche germoglio, guardate che meraviglia, stupenda, 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 stupenda questa pad thai, giusto? Pad thai. Un altro succo. Pasta thailandese preparata per noi da Andrea De Rossi, cuoco, chef giramondo, docente di cucina in una bellissima scuola alberghiera a Rieti nel Lazio. E allora, che cosa serve per preparare questa ricetta? Al volo proprio, Daniele, la grafica di questa seconda ricetta abbiamo preparato insieme: fettuccine di riso, code di gamberi, germogli di soia pazzeschi, una bella carota, aglio, scalogno e poi ancora due uova fresche, 150 g di arachidi tostate, l'erba cipollina, 3 lime, qualche costa di bietola, salsa tamarindo, salsa di soia, coriandolo fresco, peperoncino fresco, aceto di mele, olio di arachidi e anche un po' di olio di oliva, chiaramente made in Italy. E questa era la seconda ricetta che ha preparato per noi il nostro ospite di oggi. Nella prima parte invece abbiamo preparato il ceviche, buonissimo tra l'altro. E allora, prima di salutarti, io direi la pagina Instagram del nostro ospite, così per chi volesse mettersi in contatto con te, ma per seguirti, ma anche per riproporre queste ricette, per scambiare ricette, visto che sei stato in tutti questi paesi. Questa è la sua bellissima pagina, potete seguirlo, scrivergli e rifare queste ricette e taggarlo, così poi ci dirai tu, Andrea, se siamo stati bravi oppure no. Andrea, che dirti? Grazie davvero per essere stato grazie qui con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie per questi preziosissimi consigli e per averci portato in giro nel mondo. E rinnovo l'invito, se ti fa piacere, torna a trovarci presto. Magari ce l'andiamo giusto in Cina, dove Daniele ha già espresso appunto il suo desiderio. E poi l'altra, dici un po' tu. Pensaci. Bene, grazie ancora ad Andrea De Rossi. Termina qui questa puntata, un grazie alla squadra tecnica, a tutto il personale di Backstage. Io vi ricordo l'appuntamento, quando volete, se volete. Ore 11.30, minuto più, minuto meno, dipende da Tommaso Franchi e Annalisa con la vita, quando mi danno la vita, quando mi danno la linea. Bacio a Tommaso e Annalisa. Sempre qui, sempre sul, lo facciamo insieme, sempre sul 2, 6, 4. Ciao ciao!